Io vado a dare il buongiorno a Massimo Giacchetta, che è presidente di CNA Liguria. Buongiorno. Buongiorno ai telespettatori, buongiorno. Allora, Giacchetta, ancora una volta, mesi dopo mesi, anni dopo anni, ci ritroviamo qui a parlare del problema delle autostrade della Liguria, del caos di queste autostrade. L'ultimo in ordine di tempo è stato il caos che si è venuto a creare sulla 12 dopo l'incidente di domenica scorsa con il pullman che ha preso fuoco all'interno di una galleria, che ha messo ovviamente poi anche in luce quello che Primo Canale denuncia da anni, e cioè anche la sicurezza e le gallerie che non sono a norma. Continua ad esserci questa problematica molto grave, soprattutto anche per le aziende, Giacchetta. Sì, questa problematica, questi disagi, ne dovremo parlare sino al 2028. Deve essere chiaro a tutti che i lavori sulla rete autostradale Ligure, continueranno sino al 2028, quindi ne avremo per altri 5 anni. Perché? Perché in realtà i sistemi antincendio, i lavori per i sistemi antincendio, come ha detto lei, le gallerie non sono a norma anche dal punto di vista antincendio, tant'è vero che l'Unione Europea aveva fatto una nota di ammonimento all'Italia: i sistemi antincendio nelle gallerie saranno adeguati entro il 2023, il discorso che per quanto riguarda i ponti e i viadotti nel 2024 saranno adeguati, le barriere fonoassorbenti saranno adeguate entro il 2025, i lavori nelle gallerie, i lavori di messa in sicurezza nelle gallerie finiranno nel 2026. E i guardrail termineranno, l'adeguamento dei guardrail alle norme dell'Unione Europea termineranno nel 2028. Quindi cantieri sulla rete autostradale Ligure ne avremo sino al 2028. Il problema qual è? Il problema è che contemporaneamente aumentano gli incidenti sulla rete autostradale Ligure. Nel 2021 gli incidenti sulla rete autostradale Ligure sono aumentati del 58%. L'altro grosso problema è che i cantieri, l'inadeguatezza della rete autostradale determina che quando ci sono degli incidenti, purtroppo ci sono degli incidenti che possono coinvolgere delle persone, i sistemi di pronto intervento, nonostante la buona volontà di chi gestisce questi sistemi, hanno difficoltà a intervenire in tempi rapidi. Perché? Perché il problema è che spesso e volentieri ci sono le code, ci sono dei problemi lungo le arterie, e questo determina il fatto che gli interventi faticano a arrivare in tempi concreti. Questo è un problema che noi continuiamo a dire che è un problema grave, è un problema che può creare dei problemi, che può creare anche dei problemi. L'ultimo, l'incidente del pullman sulla 12 è andata bene grazie al pronto intervento dell'autista, ma non può sempre andare bene così. E quindi noi chiediamo da anni che ci sia un sistema, una rete molto forte di pronto intervento. Cosa significa? Con basi operative all'interno della rete autostradale, perché soltanto così possiamo determinare dei tempi rapidi di pronto intervento. L'altra cosa molto importante è che noi continuiamo a dire che questo sistema non va assolutamente bene. Questi disagi continui determinano un zavorramento, determinano dei danni economici continui alle imprese liguri. Non soltanto alle imprese dell'autotrasporto, non soltanto alle imprese che lavorano nei terminal portuali, ma a tutto il sistema, al sistema del turismo, al sistema della consegna delle merci. I nostri artigiani hanno difficoltà a arrivare in tempi rapidi nei luoghi di lavoro. Questo determina il fatto che i loro costi aumentano i loro costi, che poi ovviamente vengono riversati sui clienti, e questo non va assolutamente bene. Quindi l'altra Giacchetta, cosa che noi continuano chiediamo. ad esserci aziende che decidono di rinunciare a lavorare nel nostro territorio ligure? Continuano a esserci aziende che continuano a rinunciare a lavorare nel nostro territorio, e spesso e volentieri ci sono delle aziende liguri che non rispondono più a clienti per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, di gestione di impianti. Perché? Perché chiaramente diventa talmente gravoso che non possono stare nei costi, e questo determina il fatto che ovviamente il cliente spesso e volentieri viene abbandonato a se stesso. Perché? Perché non ci sono delle garanzie che i lavori di manutenzione, i lavori di gestione, penso agli impianti termotecnici, penso a tutto quello che riguarda i service nell'edilizia,
da questo punto di vista, aumentando i costi, non si può garantire che ci sia un servizio affidabile e un servizio rapido. Grazie, grazie a Massimo Giachetta, Presidente regionale di CNA. Buona giornata e buon lavoro.